Incandescent Arcana, il nuovissimo set giapponese appena uscito il 2 di settembre 2022, è pieno di carte veramente veramente belle e alcune anche molto costose, perciò andiamole a vedere insieme in questo video. Ragazzi, partiamo subito senza indugi con la prima carta, che è la CHR o la Character Rare di Bryxen, che si accompagna con Serena, che è un'allenatrice super super popolare. Andremo a vedere tra l'altro altre carte di Serena più avanti in questo video, che sono anche fra le più costose, se non proprio le più costose del set, ma questo artwork di Bryxen con Serena è molto molto carino, probabilmente sarà fra le più costose fra le CHR del set proprio per la popolarità di Serena stessa. Andiamo direttamente sulla seconda CHR, che è quella di Milotic. Questa carta molto molto carina, qui ci sta Milotic con Wallace, bello l'artwork, decisamente interessante. Quella però successiva, che è quella di Jinx con Will, dovrebbe essere l'allenatore che si accompagna a Jinx, diciamo secondo me non fa pienamente giustizia a Jinx in quanto Pokémon, visto che è molto molto zoomata all'infuori, però si vede un po' il contesto, sembra un contesto quasi romantico, non so esattamente cosa sta succedendo lì fra Will e questo Wix che gli dà i bacetti. Non so se è tabù nel mondo dei Pokémon, allenatori e Pokémon che fanno cose, adesso mi censuro perché queste cose su YouTube probabilmente non si possono dire. E quindi andiamo direttamente alla prossima CHR, che è quella di Gardevoir. Ragazzi, art bellissimo, anche qua c'è sta probabilmente qualcosa che sta succedendo fra Gardevoir e l'allenatore, che dovrebbe essere Dianta, non so neanche come si chiama in italiano, ragazzi, io i giochi e le carte le ho sempre in inglese, però anche qua artwork veramente di un certo livello, bellissima questa carta. Veramente, tra l'altro Gardevoir è anche un Pokémon popolare. Ci sta anche un'altra CHR di Gardevoir che uscì qualche set fa, credo con un dottore o uno scienziato, quindi anche là non so esattamente cosa sta andando avanti. Ma la prossima è la mia CHR preferita del set, artisticamente forse è proprio la carta più bella del set, ed è quella di Smeargle. Ragazzi, bellissimo, bellissimo questo Smeargle. Purtroppo è con un diciamo allenatore generico e semplicemente con un artista, ma veramente veramente un artwork secondo me spaziale questo Smeargle, che è lì direttamente con la sua coda che sta dipingendo appunto con questo artista, sembra un qualcosa di impressionista. Bellissimo, bellissimo questo art, secondo me prende veramente in pieno il carattere del Pokémon. E andiamo quindi all'ultima delle CHR di questo set, che è quella di Altaria con Lysia. Altaria, Pokémon popolare, Lysia, allenatrice popolare, una delle waifu comunque. E però devo dire forse artisticamente un po' troppo base, asciutta. Bella carta, bellissima carta, e fondamentalmente la popolarità sia del Pokémon e sia dell'allenatrice porteranno su il prezzo, ma artisticamente forse si poteva fare qualcosa di più. Andiamo sulla prossima carta, che è Serperior V nella sua versione full art. Ragazzi, adesso andiamo un po' a vedere le full art, che non sono come quasi sempre grandissime carte o delle carte bellissime. Quindi Serperior lascia un po' il tempo che trova, come purtroppo a malincuore direi anche Reshiram V. Reshiram V full art. Sì, è Reshiram, un Pokémon tutto sommato popolare, ma artisticamente niente di che. Poi abbiamo il Pokémon copertina di questo set, che è Vulpix, o meglio Alolan Vulpix V, nella sua versione full art. Anche qua, le full art, diciamo, non accennano quasi mai la fantasia dei collezionisti, e probabilmente neanche quella degli illustratori. Ci sta poi Mewile V nella sua versione full art. Dopodiché abbiamo anche Magerna V nella sua versione full art. Si dovrebbe chiamare così questo Pokémon, ragazzi, onestamente non è fra i miei preferiti, per usare un eufemismo. E l'ultima delle full art è quella di OOV, ragazzi. OO, altro Pokémon strapopolare. Andremo a vedere più in là perché non sono particolarmente contento tra le scelte che sono state fatte, diciamo, da Pokémon Company per quanto riguarda la rappresentazione di questi Pokémon in questo set. Ma andiamo con ordine, perché adesso abbiamo i tre allenatori full art di questo set. La prima è appunto Serena, quella della quale stavo parlando anche in precedenza. E ragazzi, questa qui è la carta per distacco più costosa del set. Attualmente si trova in Giappone intorno ai 30.000 yen, su eBay sta intorno quasi ai 300 euro. Carta fantastica, è la waifu, tra l'altro è super popolare in Giappone, ragazzi, Serena. Bellissima, bellissima carta, lei è una bella ragazza a quanto pare, ed è per questo che ha questo prezzo, se vogliamo eccessivo.
sarò onesto con voi, non so se calerà il prezzo di questa carta, onestamente. Mi sembra un po' la Marnie del set, perché si ricorda Marnie di Shinistar V. Perciò, per ora questo è il prezzo, bellissima carta. E vediamo come andrà a finire alla fine fra qualche giorno, quando i prezzi si assesseranno. Tra l'altro questo set è già disponibile in preordine sul Davizar Store, link in descrizione e nel primo commento, perciò passate, dateci un'occhiata e eventualmente piazzate il vostro preordine. La prossima carta full art è quella di Fuori Sword Girl. Non so neanche qua come si dice in italiano questa allenatrice, ma dovrebbe essere una allenatrice tra virgolette generica. E anche lei è molto bella, non so esattamente il prezzo, ma sicuramente non si avvicina neanche a quello di Serena. Poi abbiamo Wallace Full Art, che è non molto popolare, ragazzi. Questo qua probabilmente il prezzo è abbastanza basso e forse andrà anche ad abbassarsi. Artisticamente non avrebbe neanche niente da invidiare alle ragazze, però proprio il fatto del gentil sesso probabilmente fa alzare il prezzo delle due carte che abbiamo visto in precedenza, soprattutto Serena. Dopodiché abbiamo le CSR, perciò le character super rare, ne abbiamo due. La prima è quella di Serperior V con Rosa, ragazzi, una carta che era già stata spoilerata direttamente nella presentazione del set, se non erro. Artisticamente è bella, Serperior è un Pokémon che in pochi personalmente so che amano. La prossima invece è quella di Mewile V. Qua devo dire molto molto bello l'artwork, se non fosse che è con Bede, che è uno degli allenatori / rivali più odiati di sempre. Se Bede è uno dei vostri rivali preferiti, fatemelo sapere nei commenti e farò mea culpa. Dopodiché abbiamo le Hyper Rare, perciò le Rainbow Rare. Anche qua artisticamente quasi mai sono eccezionali e quasi mai si attestano tra le carte più costose, con rarissime eccezioni tra le Rainbow Rare, per esempio quella del Pikachu V-Max Hyper Rare, che è il Chunkyshu che tutti noi amiamo, ma per il resto queste qua lasciano un po' il tempo che trovano, e sono quelle di Serperior V-Star, quindi la Hyper Rare Rainbow di Serperior V-Star. Poi abbiamo la Hyper Rare Rainbow di Alolan Vulpix, la Hyper Rare Rainbow di Mewile V-Star, poi abbiamo le Hyper Rare dei tre allenatori full art che abbiamo visto in precedenza, Serena, Fuori Sword Girl e anche Wallace. Anche qui, ragazzi, diciamo le Rainbow di queste carte valgono molto molto di meno di quelle full art a colori, anche se la rarità sarebbe anche più difficile da tirar fuori. Dopodiché abbiamo le tre carte gold del set, che sono Serperior V-Star Gold, Energy Switch Gold e V-Guard Energy Gold. Ragazzi, perché non sono particolarmente contento delle art di questo set? Perché fondamentalmente i Pokémon più popolari, ovvero ad esempio Reshiram V o Alolan Vulpix V o lo stesso OOV, non hanno né una CHR né un'art alternativa né una CSR, neanche una Gold. Hanno dato alla fine le CSR a Serperior V e a Mewile V, che non sono fra i Pokémon più popolari di questo set, e anche la Gold a Serperior V, ragazzi. Quando Alolan Vulpix V, quantomeno essendo comunque la facciata e il Pokémon copertina di questo set, potevano fare qualcosa di più. Detto questo, abbiamo le nostre Chase Card, sicuramente delle carte bellissime, e anche abbiamo la nostra carta iper costosa, che è quella di Serena Full Art. Ragazzi, detto questo, abbiamo visto tutte le carte migliori del set. Se siete rimasti fino a qua, io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi invito a mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale, e detto questo, ci vediamo alla prossima!